Ciao, Ciao, buonasera a tutti. benvenuti, ben ritrovati. Benvenuto a chi si collega per la prima volta, ma anche a chi ci segue sempre. Grazie, grazie di esserci sempre. Di essere sempre con Grazie. noi. Stasera abbiamo una puntata a cui teniamo veramente tanto, era tantissimo tempo che l'aspettavamo, abbiamo trovato una persona veramente speciale per farla che ci guiderà. In una bellissima diretta, parliamo di Cinzia Barillaro, è stata già con noi nell'edizione precedente, mi pare che forse a marzo, Anna, giusto? Sì. Marzo, mi pare marzo del 2021, per una puntata che vi invitiamo a vedere qualora non l'avesse ancora vista, che era sul dialogo tattile, veramente una serata di poesia e di meraviglia. Per chi non l'ha vista, davvero andate a cercarla nelle nostre dirette. Sì, è stata una bellissima diretta. E diciamo che avete sempre, noi lo ricordiamo sempre, però avete la possibilità di cercare le nostre dirette nel piccolo motore di ricerca, nella lente di ingrandimento che è nelle nostre pagine Facebook, Essere Cane Centro Cinofilo, Vieni Come Punto Dog. Basta digitare o una parola chiave o un titolo di una diretta che ricordate o che sentite nominare da noi, e poi oppure il nome dell'ospite, e vi compaiono tutte le dirette che ci sono nell'archivio di Facebook. Oppure potete andare nella sezione video delle nostre pagine e scorrere tutte le dirette. Ormai diciamo che sono tante, perché stasera siamo alla numero 84. E quindi questo comunque ve lo diciamo sempre perché comunque è tanto utile. E stasera è una diretta a cui veramente teniamo tanto perché crediamo che sia veramente molto utile per tante persone, anche che per esempio hanno adottato un cane da poco, in casa avevano già un gatto, oppure che hanno un gatto, un cane e vogliono informarsi un po' di più sulla loro relazione, sulla loro convivenza. Diciamo che spesso vivono nella speranza di una serena convivenza tra gatto e cane, oppure già ne possono godere, tante volte tra gatto e cane nasce una bellissima amicizia. Anna, tu hai gatti e cani, racconta. Ormai la gatta è minoranza, è una sola, però insomma, convive bene. Devo dire, forse sta meglio con i cani, lo dico sempre che con gli altri gatti. Cioè, abbiamo avuto altri gatti, ma lei sembra apprezzare di più la compagnia dei cani. Quindi è vero, confermo, Miki, che possono nascere delle bellissime alleanze, dei modi di prendersi cura uno dell'altro. Bello, veramente. Stasera, infatti, Cinzia Barillaro proprio ci guiderà tantissimo, dandoci degli spunti proprio per capire. Questa comunicazione intanto tra il cane e il gatto, che sono due esseri così diversi, però che appunto possono trovarsi anche a condividere spazi, condividere la vita e anche per come aiutarli nella loro coesistenza, appunto, partendo da un approccio che è sempre etologico, cognitivo e relazionale, perché questo è importante, lo diremo anche poi dopo con Cinzia, è l'approccio sempre da cui partiamo nelle nostre dirette. Sì, allora Cinzia si collegherà fra qualche minuto per chi volesse appunto seguire tutte le nostre dirette. Abbiamo già dato le informazioni, ringraziamo anche le persone che continuano a contattarci, a mandarci dei feedback via email. Possiamo anche mandare nuovamente i nostri indirizzi email, che sono questi che vedete che scorrono sotto, per chiunque volesse anche darci dei suggerimenti o semplicemente Ah, darci sì. dei riscontri. Tante Vero. volte l'avete fatto, ci ha fatto sempre piacere. Poi, Sì. non ultimo, oggi lo diciamo da prima, potete inviare la foto del vostro cane o del vostro gatto a vienicome.dog@gmail.com, perché poi solitamente le inseriamo nelle sigle. L'ultima settimana non ne abbiamo ricevuto, quindi vi chiediamo di attivarvi, perché noi abbiamo un archivio infinito delle vostre foto, però ci fa piacere sempre riceverne anche di nuove. Assolutamente, anche perché insomma abbiamo visto la puntata di qualche sera fa con Luca Spennacchio, che tra l'altro Miki, Luca, lo salutiamo che si è collegato e Ah, ti è collegato ci anche sta Luca, eccolo, ciao, salutando. ciao Luca. L'importanza della fotografia anche, no? Delle immagini, mandateci immagini perché dentro le immagini e le foto ci sono veramente momenti proprio che fermano proprio un'eternità, come dicevamo. Quindi ci fa tanto piacere quando ce le mandate, perché insomma è bello costruire una sigla con protagonisti i vostri animali. Questo è bellissimo. Intanto, prima di iniziare, vi daremo qualche comunicazione di servizio. Inizierei con, ecco, questo giovedì, il
una data vicinissima ormai, il 17 novembre, e anche giovedì prossimo, il 24 novembre, si svolgeranno i primi due appuntamenti di un ciclo webinar con Elisabetta Mariani. I titoli sono Fisiologia del sonno nella sua versione classica e Fisiologia del sonno 3.0, che è un webinar invece inedito. Miki, possiamo mandare magari anche la locandina? Sì, certo. Dei due webinar, dei due appuntamenti, il primo questo giovedì e il prossimo giovedì 24, dalle ore 20 alle 22.30. Potete, le iscrizioni sono appunto aperte, sempre scrivendo a vienicomme.dog@gmail.com. Eccolo qua. Sì, come diceva Anna, questi sono i primi due webinar che partiranno di un ciclo di webinar con Elisabetta Mariani, che già conoscete tutti quanti, sicuramente chi non la conoscesse vi invitiamo a seguire tutti gli eventi che fa, i webinar, e anche con noi è stata già ospite proprio per una diretta dopo cena live sulla fisiologia del sonno, quindi per chi non l'avesse vista ci sono degli accenni, poi invece il webinar classico e poi l'approfondimento 3.0, la nuova versione inedita, sono proprio uno sviluppo a 360 gradi della tematica, però per chi volesse, sempre dalla famosa lente di ingrandimento, può andare a vedersi, mi pare, una diretta forse di dicembre dell'anno scorso, del 2000 o del 2020, ora non ricordo, ma è riuscita a trovarla facilmente. Il ciclo di webinar si svolge tra novembre e poi febbraio del 2023, e gli altri due appuntamenti appunto di febbraio saranno quelli che riguardano il sé traumatico, che è uno degli ultimi studi di Elisabetta Mariani, anzi Bettina, per chi la conosce la chiama così, e sono, il sé traumatico è inedito e si svolgerà in due serate, una serata proprio dove ci sarà una parte teorica con, dove Bettina si avvarrà di video e di tantissimi altri ausili, e poi ci sarà l'analisi di tre casi dopo qualche settimana, proprio per fare un report concreto anche di ciò che si è visto nella prima parte del webinar. Quindi i posti sono disponibili per entrambi i webinar, sia per quelli sul sonno che per quelli sul sé traumatico. Per chi volesse, semplicemente scrivete a vienicomme.dog, fate assolutamente a tempo ancora ad iscrivervi. Benissimo, allora Anna, direi che abbiamo dato le nostre comunicazioni, se sei d'accordo è arrivato il momento della nostra sigla. Andiamo, vai. Andiamo con la sigla. Benissimo, ed eccoci nuovamente qua. Allora, Cinzia si è collegata, le diamo il benvenuto, anzi è tornata, bentornata. Ciao. Grazie di questo nuovo invito, veramente bellissimo, e complimenti per la nuova sigla, è bellissima. Tanti gattini, anche tanti cani. Grazie per aver accettato il nostro invito, sei sempre anche tu disponibile, accogli sempre insomma le nostre richieste, soprattutto ci hai proposto veramente, diciamo, dei temi e degli studi che hai fatto veramente interessanti, quindi noi stasera siamo veramente felici di poter presentare questo dopo cena live, perché siamo sicure che può essere veramente utile a tantissime persone, quindi grazie a te per essere qui e per aver approfondito questo tema e averlo messo a disposizione con noi per questa serata, per tutto il pubblico che seguirà in diretta e in differita. Grazie infinite Michela e Anna, perché veramente è una gioia questa collaborazione e questa opportunità di far vedere a più persone quante potenzialità comunicative, espressive, intellettive hanno i cani, i gatti e gli altri animali. Sì. È vero, parlando di immagine, prima che tu ti collegassi con Anna, abbiamo un po' ripreso il valore che è stato trasmesso la settimana scorsa da Luca Spennacchio, che tra l'altro è in diretta qui con noi, quindi lo salutiamo. E nuovamente c'è anche con Cinzia. Parlando di immagini, noi abbiamo parlato di fotografie la settimana scorsa, di ritratti in una maniera spettacolare. Chi non avesse visto quella diretta vi invitiamo assolutamente a vederla. Però Cinzia addirittura stasera poi ci farà vedere anche una locandina creata da lei. Cinzia è un'artista, non fotografa, però direttamente dipinge, disegna,
lavora tantissimo con l'immagine in una maniera diversa, però anche per te l'immagine è comunicazione, linguaggio ed è il tuo modo di esprimerti, quindi poi vedremo nel corso della serata anche queste cose. Bene, Anna. Benissimo, sì, Michela ha anticipato un po' una delle tante cose bellissime, che delle doti che Cinzia ha, molto belle, però noi stasera ve la vogliamo presentare, Cinzia, a chi eventualmente non la conoscesse, perché tra il nostro pubblico ci sono persone che si collegano, tante sono sempre le stesse fedelissime, e alcune sono persone che si collegano magari per la prima volta, e quindi ci fa piacere presentare sempre i nostri ospiti in modo giusto, speriamo di rendervi giustizia. Allora, la dottoressa Cinzia Barillaro, laureata in scienze naturali nel 1992 a Padova, e si dedica da allora proprio alla zoantropologia e all'etologia cognitiva degli animali domestici. Istruttore cinofilo a IECI, Dog Partnership, educa e riabilita cani con il metodo cognitivo relazionale circa dal 2000, quindi. Dal 1993 Cinzia Barillaro si occupa di educazione ambientale, artistica e pedagogia assistita degli animali. Formatrice per insegnanti presso il Centro Incontri con la Natura di Picchiavacci, di Crespano del Grappa, per anni, questo l'ho fatto da tanti anni, per il Museo Civico di Storia Naturale di Montebelluna, come curatore scientifico, sostituto, e poi come esperta di didattica ambientale, formatrice per insegnanti e guide cantafiabe, e con l'ausilio delle attività artistiche e degli animali, perché questo è sempre presente nella sua formazione, ma nella sua vita, ecco, è anche professionale. Attualmente Cinzia Barillaro collabora con scuole, con istituti, con associazioni a scopo sociale, questa cosa molto importante, del territorio della Riviera del Brenta, fra Padova e Venezia, diciamo, Cinzia, come territorio, giusto? Come quello, sì. E come cantafiabe, come pet operator e con laboratori di didattica ambientale, di interventi assistiti degli animali e delle attività artistiche. Quindi vedete quanto questo lato anche di Cinzia artistico e di una sensibilità particolare, che rende anche la sua presenza qua stasera un valore aggiunto per noi, perché abbiamo parlato e parliamo sempre di cani, gatti, animali, però c'è un qualcosa che noi abbiamo sempre, insomma, quando Cinzia c'è un valore aggiunto, che è quello suo proprio personale stasera, esatto. Chi non la conosce la conoscerà stasera, esatto. Allora, benissimo. Cinzia, noi sappiamo anche che ci sono dei progetti che tu stai seguendo in questo momento, ce ne vuoi parlare uno in particolare, poi ce ne sono anche degli altri sicuramente, ci vuoi parlare di qualcosa a riguardo dei progetti? Sì, grazie. È un progetto che mi sta molto a cuore. È nato insieme a Manuela Macelloni, una cara amica che è anche un filosofo post-umanista, e cioè, ora io non posso spiegare che cos'è la filosofia postumanista perché non sono un filosofo, non lo saprei spiegare, però no, non bene come lei, e anzi io parecchio male, ecco. E, per cui comunque è una filosofia che vede oltre la specie umana, dove vede la specie umana come interrelata con tutte le altre specie animali, e vorrei dire di più, anche con tutte le altre specie viventi, con cui oramai dal punto di vista biologico sappiamo di essere parenti piuttosto stretti, con tutti i viventi e sicuramente con tutti gli altri animali. E è un soffio, no? Sembra di essere lontanissimi dall'ameba, ma non è poi così. E comunque sicuramente siamo mammiferi, primati, ominidi e così. Ed è bellissima questa idea di questo progetto di filosofia ed etologia, no? Lei, Manuela Macelloni, che fra l'altro è anche educatore cinofilo, e lei è formata alla scuola... La scuola di antropologia di Siwa, sì. E lei anche dal punto di vista filosofico collabora anche col dottor Roberto Marchesini, e invece io che ho fatto questo altro percorso di cui hai parlato te, e Anna ora, e ci siamo trovate ad avere una sintonia, un sentire, per cui abbiamo detto perché non fare dei webinar, fare un progetto in cui lei parla più dal punto di vista filosofico, postumanistico, e io più dal mio punto di vista che diciamo che non è solo etologico,
parziale e, come avete detto voi, molto importante un po' tante altre cose che poi diventano anche di interesse etologico, perché producono dei risultati, è un approccio che produce dei risultati visibili e tangibili e documentabili, per cui poi possono diventare anche di interesse prettamente etologico. No? Insieme. Intanto salutiamo Manuela Macelloni che ci ha Ciao scritto Manuela. chat. Ciao Manuela, grazie per essere qui durante la diretta. Io mi sono permessa, mentre parlavi, iniziavi ad accennare di questo bellissimo progetto, mi sono permessa di mandare un banner in modo che tutti quanti possano magari iniziare a prendere nota. Quindi Cinzia Barillaro e Manuela Macelloni, filosofia ed etologia per incontrare il cane. Abbiamo dovuto fare una sorta di piccolo sunto del titolo che è un po' più articolato. Sono 4 incontri online dal 2 febbraio 2023 e 2 giornate in presenza a Dolo, Venezia. Per informazioni potete scrivere a infodogp, che sarebbe per partnership, @gmail.com. Anna, se sei d'accordo, anche Cinzia, se sei d'accordo, io manderei la meravigliosa Sì. Sì, locandina. perché guarda, è un piacere anche per gli occhi, che meraviglia. È stata creata da Cinzia, ovviamente si vede con molta discrezione anche una firma sotto, delicatissima, Sì. però è meravigliosa. Quindi sicura, questa locandina, Cinzia, c'è sulla pagina anche tua o di Dog Partnership o di Manuela Macelloni, giusto? Non ancora. Appena Domani la varo, domani la metto. Sì. invitiamo tutti quanti comunque a seguire le vostre pagine Facebook in modo che quando voi le pubblicherete possano prima di tutto godere di questa locandina, perché quando l'abbiamo vista con Anna Perché una cosa meravigliosa. ce l'avete voi in anteprima. Ce l'abbiamo in anteprima ed è veramente ti strega un po', no? Ti rimani lì così a guardare tutti questi esseri bellissimi. Siete Beh, carinissime, grazie, grazie grazie di averla condivisa. Comunque, davvero, questo se ve lo segnate, è una bellissima opportunità partecipare a questi incontri, sia in presenza che in webinar. Insomma, è articolato come programma, quindi molto interessante. interessante, sì. Ho visto nei commenti Bellissimo. tante persone che Sì, mi conosco. salutano, conoscono. Ciao Manuela, ciao a tutti quanti e ciao Luca Spennacchio. Luca, sì, c'è lui. Allora, però Eccomi. Anna, prima di iniziare noi volevamo dare un piccolo messaggio stasera. Sì, vi volevo infatti ricordare che il dopo cena live è un appuntamento che è diventato molto speciale grazie a voi, ovviamente, alla vostra partecipazione, a tutti i vostri commenti e proprio anche alle vostre domande. Quindi siamo sempre qui perché se volete partecipare attivamente, a noi fa piacere, a Cinzia pure, credo, se volete inviare le vostre domande, le vostre curiosità, osservazioni, fatelo perché insomma le possiamo inserire mano a mano nella diretta, insomma, nei momenti o Esatto. durante oppure alla fine, se rimane il tempo, volentieri. Noi cerchiamo sempre di cercare di leggerle tutte perché Coinvolgerli, sì. sono certe volte ci mandate delle domande meravigliose e a seconda della serata noi cerchiamo comunque sempre di mandarle tutte. Quindi anche Cinzia sarà contenta di rispondere alle vostre domande. È bello che siete qui e che partecipiate attivamente perché, come dice Anna, il dopo cena live si fa insieme. Insieme. Benissimo, allora Anna, diamo l'inizio al nostro dopo cena live di stasera con Cinzia. Esatto, Cinzia, iniziamo proprio con le nostre domandine per te. Allora, la prima è questa: perché cane e gatto sono proprio percepiti e di fatto si comportano come nemici nell'esperienza comune, in una sorta di credenza che ci dirai se è più o meno attendibile e comune? Perché sono due animali che non sono nati per stare nella stessa casa, non sono due specie, due tipi, come quasi nessuna specie animale in verità, è fatta proprio per convivere con gli altri animali, per quanto riguarda le specie carnivore, ecco, soprattutto. E sono entrambe specie carnivore, sia i cani che i gatti. Però il cane ancestralmente e da sempre e attualmente anche nei gruppi di cani selvatici questa cosa prosegue e il cane
è un potenziale predatore del gatto, cioè un cane è un potenziale predatore per un gatto. E la predazione avviene e il gatto, essendo usualmente più piccolo del cane, può cadere preda del cane. E questo è il motivo per cui quando un gatto vede un cane o va sulle difensive o se può scappa. Questo a grandissime linee. È chiaro che da ogni individuo felino reagisce in modo differente, ogni cane reagisce in modo differente. Poi, se parliamo dei cani domestici, abbiamo una pluralità di razze che hanno più o meno propensione, o inclinazione, come diciamo genetica, ma in generale, a predare o possibilità più o meno grande di predare. Per esempio, un carlino non spaventa così tanto un gatto, o almeno non è così potenzialmente pericoloso per un gatto. Potrebbe essere più vero il contrario, no? Il gatto pericoloso per quel tipo di cane. Quindi sto dicendo una cosa genericissima, però se ci confrontiamo col cane selvatico, sì, è una potenziale preda il gatto, per cui quella percezione che abbiamo un po' tutti noi, che il cane e gatto insieme non si può, non è poi così infondata. È qualcosa che ha un fondamento anche di natura pratica, sì, vera, concreta. Quindi diciamo che etologicamente è così, e poi siamo noi magari che li abbiamo messi insieme, però io ti chiedo invece come fanno, Cinzia, due individui con un repertorio, proprio due specie diverse, come dicevi tu, due individui che hanno un repertorio proprio di espressioni che sono così diversi, a comunicare tra loro, perché questa cosa qualche volta la riusciamo a trovare. Infatti, allora, diciamo che si è potuto vedere che praticamente se quasi tutte le specie domestiche, tutti gli animali che vivono vicino all'uomo, all'essere umano, però succede anche spontaneamente in natura, succedono cose così spontaneamente anche in natura, ma che cosa? Incontri soprattutto di questo tipo. Se per esempio una femmina di una specie, facciamo conto una specie selvatica come un mustelide, una puzzola femmina che va a caccia e incontra dentro una tana, va a caccia, entra nel cunicolo delle tane dei labirinti dei conigli e trova dei cuccioli di coniglio. Normalmente li preda, li uccide e se ha figli li porta alla tana, alla sua propria tana. Ma è stato proprio osservato e documentato che alcune di queste puzzole, ma non solo mustelidi, anche altre specie che predano, bloccano la loro aggressività o a livelli intermedi, per cui giochicchiano un po' con la preda, un po'. Sembra quasi che provino tenerezza, sono bloccate nell'aggressività, poi magari alla fine la uccidono. E su YouTube trovate un'infinità di video, per esempio, di leonesse, di giaguare, di leoparde, di femmine di questi grandi felini che bloccano l'aggressività, però parzialmente. E altre che invece portano a termine l'adozione. E praticamente adottano oppure lasciano salva la vita, cioè rinunciano a predare. Questa cosa in ambito umano, adesso sto parlando per spunti di riflessione perché è chiaro che è molto più complesso di così, in ambito della nostra società, delle nostre diverse società umane, già dai tempi della vita e dei villaggi, poteva capitare che si ritrovassero insieme cuccioli di una specie e cuccioli di un'altra specie, magari allevati entrambi dall'essere umano. E crescendo insieme da cuccioli, avevano quella morbidezza, quella flessibilità e quella possibilità di
interloquire e di comprendersi. Si dice imprinting, cioè hanno una sorta di imprinting e quindi si sentono come appartenenti alla stessa specie. Ma se si parla di mammiferi è un po' più, diciamo che si parla più di un periodo sensibile, una finestra spazio-temporale dove se c'è frequentazione nei primissimi tempi di vita, nei primi mesi di vita, allora, non lo so, il gattino e il cagnolino che si ritrovavano nello stesso villaggio, oppure il gattino e il cagnolino che si ritrovano nella stessa, a crescere nella stessa casa, possono mettere insieme alcune caratteristiche comuni che sono tipiche universali di tutti i cuccioli. Una delle caratteristiche principali di tutti i cuccioli di mammifero è una gran voglia di giocare, di esplorare, sono aperti verso l'altro, la comunicazione, e l'altro che si ritrovano in un ambiente protetto, che è quello della famiglia, dove si sentono accuditi e protetti, quindi tendono ad accogliere il cagnolino e il gattino, ad accogliere l'un l'altro. O anche il gatto, il topo, ci sono anche delle gatte che hanno allevato dei topini, se sono state a loro volta allevate da cuccioline a stare con i topi. Poi, questa è una, diciamo, la dinamica più semplice per cui cane e gatto possono diventare ottimi amici. Ma perché comunque crescendo continuano a comprendersi? E perché il gattino e il cagnolino che hanno delle caratteristiche da cucciolo piuttosto simili l'un l'altro, possono crescendo continuare a comprendersi? Perché secondo me, per come li vedo, e anche per gli studi etologici ovviamente, per i loro etogrammi, in realtà il cane e il gatto crescendo declinano molte delle loro caratteristiche comunicative espressive in maniera specie specifica. Cioè, facciamo l'esempio, il cane da adulto muoverà la coda quando è emozionato perché magari accoglie il proprietario al ritorno dal lavoro. E non solo, però un cane felice può essere che muova la coda perché è felice e la muove anche un po' agitata, no? Noi diciamo festosamente, ma il movimento è rapido. E il gatto invece, per esempio, ha un movimento della coda che quando è rapido è un po' nervosetto, staci un pochino distante, stai un attimo a dargli spazio. E questo in generale è vero, però c'è una radice comune. La radice comune è che entrambi, sia il cane che il gatto, usano il movimento della coda in maniera spesso impulsiva, cioè innata, cioè non è che controllano e dicono: ah, adesso io muoverò la coda così, ora muovo. Però quando sono emozionati muovono la coda in maniera veloce, per esempio, sia il cane che il gatto. Questa radice comune la troviamo, per esempio, quando le persone ci chiedono, sarà capitato spesso anche a voi, ma perché il mio cane che è furibondo con quell'altro cane muove la coda così velocemente? È perché è semplicemente emozionato. È un'emozione in cui prevale di più paura, rabbia, incertezza, insicurezza. E infatti il movimento della coda, scusate, Prego, ma non so, bevi, bevi, sì. quanto siamo al dopo cena, è l'ora della tisana questa. E io non sono informissima perché sono convalescente. Appunto. Scusate. Tranquillo, vai. E il movimento veloce della coda indica una probabile incertezza e comunque un movimento fra due emozioni, e cioè tipo anche quando torna il proprietario a casa, il cane è molto festoso e muove moltissimo la coda, è probabile che ci sia anche
un contrasto dentro di lui, tipo quanto ho patito stare da solo, che bello rivederti perché sei stato via, perché non mi hai portato con te, è bellissimo rivederti. Naturalmente sto facendo una semplificazione. E il gatto muove la coda perché si muove fra pensieri opposti, emozioni differenti. Ecco, allora cane e gatto, per esempio, possono in questo trovare il modo di traslare il significato che usualmente danno loro a certe posizioni della coda di un cane legge correttamente un altro cane, ma può, se cresciuto insieme ad un gatto, oppure non è cresciuto insieme ad un gatto, ma per altri motivi riesce a comprendere il significato e dare un significato appropriato al movimento della coda del gatto. Mi sono fissata sulla coda per fare un esempio, ma in realtà poi è l'intera postura, l'apertura dell'iride o chiusura, cioè apertura della pupilla o chiusura, il tono muscolare, l'espressione generale del corpo. E il cane e il gatto possono uno traslare nel significato. Quindi, Cinzia, permettimi, fondamentalmente loro, quindi con questi indizi che sono anche della loro specie, loro riescono a leggersi pur essendo di due specie diverse, perché alcune matrici sono identiche, ho capito bene? Secondo me è quello il motivo per cui riescono a intendersi, perché c'è una radice comune. È un po' come quando, per esempio, no? Studiavo sto greco al liceo, e insomma è ostico il greco per un italiano, insomma per me era ostico. E però la professoressa era brava perché ci dava le radici, ci diceva le radici, l'etimologia, e quindi ci aiutava a traslare e a comprendere come un po' tutte le lingue europee, per esempio, derivavano da sto indo-europeo, e quindi un pochino le riconosci e poi ti dà il quid, no? Un po' la scintilla per muovere le rotelline del cervello e andare poi fuori dalla tua zona di comfort dove già conosci tutto il linguaggio, ma puoi impararne anche un altro. Beh, non è che io parli, non ho imparato così, però un cane e un gatto possono farlo, lo può fare anche addirittura una gallina con un cane e un cane con una gallina, lo possono fare animali molto differenti fra di loro. E nei santuari di rifugi per gli animali queste cose sono straordinarie, si vedono, ci sono dei bovini. Una mia cara amica che si chiama Principessa Nola ed è una bovina che ho portato via da un macello, e lei è adesso in questo santuario in centro Italia con altre bovine che ho fatto in modo che la seguissero, sì. E lontane sempre da brutte situazioni, e lì hanno conosciuto i cavalli per la prima volta e si sono affezionate ad un cavallo, e quando questo cavallo poi è morto, ci sono proprio filmati e tutto, loro hanno seguito, hanno muggito e seguito la salma. Lo sapevi? No, mi veniva in mente, ma anche se non lo sapevo, questa scena mi immagino, no? Questi animali. È affascinante questo livello di comunicazione. Sì. Questa cosa anche fra specie così diverse, sì. Veramente non, sembra che non esserci veramente un limite. Poi anche se uno guarda anche un pochino di video su YouTube si vedono cose un po' inaspettate, no? L'orso polare che capisce il cane. Sì. Il cane legato alla catena meglio di quanto l'essere umano che ha legato quel cane alla catena. Sì. Alla fine, no? Quell'orso ha mostrato capacità e capacità di salto, il buon salto della specie, di quanto non abbia fatto quell'uomo. Abbiamo noi, è verissimo. Sono impressionanti. Però Cinzia, diciamo che rispetto al cane e il gatto, ecco, quali sono proprio quelle qualità di ciascuna di queste specie
che aiutano l'incontro e la comunicazione anche fra quello che è un cane e un gatto. Quali sono le qualità proprio più particolari che ci danno una mano? Sì, che le aiutano. Sì, allora, quando il cane e il gatto possono sentirsi al sicuro, sono al sicuro e che hanno, sono protetti e soprattutto che vivono in un clima emozionale che promuove le emozioni pro-sociali, quindi l'affettività, la serenità, la gioia e proprio l'amicizia, la possibilità di avere questa gioia nel sentirsi amico di qualcun altro, di sostenere, di supportare qualcun altro, allora questo promuove sia il cane che il gatto nell'incontro, sono più disponibili. Non voglio dire che solo cani e gatti, per esempio sazi, sono capaci di questo incontro. Una delle storie che mi raccontava mio zio Enzo, che abita in Calabria e ha creato insieme alle mie cugine un santuario di rifugio per maiali, cani, gatti, un posto incantevole davanti al mare e tutto. E che cosa mi ha raccontato? Che quando era piccolo c'era una cagna che veniva chiamata la cagnaccia. Era tenuta alla catena, era in uno stato totalmente di inedia, non aveva da mangiare, e però insieme ai suoi cuccioli è entrata nella sua cuccia una gatta che ha lasciato lì i gattini. E poi non si sa se questa gatta sia morta, non si sa se la cagna. E l'uomo, quando ha visto questo, ha preso a botte, a bastonate, dicendo: un cane non sta con i gatti, non sta con i gatti. Si parla di 70 anni fa, e non sta con i gatti, e così. E la cagna, nonostante questo, ha recuperato i gattini e se li è accollati. E quindi qualità di cui mi parli è proprio anche lo spirito materno. Per esempio, materno potrebbe essere anche paterno. Una delle prime propensioni che ci hanno avvicinato agli altri animali non umani, ma anche altre specie animali, si vede che sono particolarmente le femmine, le donne di ogni specie, che hanno questa propensione. Poi, senza togliere nulla al fatto che esistono anche spiriti paterni che fanno di accudimento, la volontà di accudimento, di prendersi cura di, quindi la propensione verso l'amicizia oppure verso l'accudimento sono molto forti, molto potenti. Cinzia, invece io ti chiedo, se non credo che esauriscano tutto, credo ci sia dell'altro. Sì, scusami. Ci sono degli altri aspetti di cui ci vuoi parlare, di quelli che ti ha chiesto Anna? Allora, volete che iniziamo anche la condivisione di qualche video? Sì, così magari... Li mando. Solo, sì. Però aiutami perché non mi ricordo più cosa devo fare io per vedere. Allora, praticamente devo solo fare così. Esatto. Voi questa cosa la vedete, vero? Se la faccio? Prova a mandare un video, ok, noi lo vediamo, tu probabilmente non lo vedi, ma noi riusciamo a vederlo. Io lo vedo, sì, sì. Lo vedi anche tu? Ok, perfetto. Lo vedo perché ho abbassato la vostra... Ok. Allora, ecco qui, vediamo un cane, non è l'origine. Qua non guardate il guinzaglio, l'avevo tenuto solo per... lo volevo liberare, ma siccome non erano le mie galline, così, per pura sicurezza. Questo è un cane che vive con me, è cresciuto insieme ai gatti, quindi lui ha una bella propensione verso i gatti. Oddio, è arrivato a casa mia che aveva già 4 mesi, arrivava dall'Albania e quindi aveva già 4 mesi, quindi la finestra era
una finestra, diciamo, della sensibile verso la possibilità di creare relazioni profonde con le altre. Creare relazioni profonde con le altre. Cosa succede? Mi sento un eco. Cosa succede? Mi sento un eco. Così? Quindi non si sente più. Ok, perfetto. Scusa Cinzia, è un problema tecnico di regia, non ti preoccupare. Così? Mi sentite? Ok, sì. Perfetto. Mi parlava. Non so che ho fatto. Volevo dire questo, che lui quindi comunque aveva la finestra sensoriale, oramai la finestra temporale della sensibilità, della possibilità di instaurare un rapporto con un'altra specie era chiusa, anche con i gatti, però era cucciolo, aveva 4 mesi, con sua sorella è entrato in un clima dove altri cani erano comunque ponti relazionali, mediatori, per cui insomma è diventato un grande amico dei gatti. Ma qui faccio proprio una full immersion, qui sono le galline del mio vicino di casa che ha salvato da, insomma, non gli sarà mai tirato il collo, ognuna di queste galline avrà un nome e morirà di vecchiaia. E lui, vedete che non ha nessun atteggiamento predatorio nei confronti di queste galline. Il guinzaglio non lo sto tenendo, lo sta trascinando da solo, non è tenuto, non sto usando la voce per trattenerlo. E le galline non hanno paura di lui perché comunque vivono con un cane. Vivono con un cane. E cosa è successo? Perché un cane di 7 anni che per la prima volta passeggia in mezzo alle galline non ha questa pulsione predatoria verso le galline, mentre ce l'ha, per esempio, se vede una fagiana o se vede una lepre. Allora, qui vediamo un esempio con un animale che ancora non siamo al gatto. Sempre che parla sta caricando, ok, sta caricando, e qui abbiamo una canona che si chiama Nina, una meravigliosa cagnolona che proviene dal sud dell'Italia, e una che non lo sappiamo se era una semiferale, ma potrebbe essere stata comunque una figlia di randagi, aveva tutta una serie di cose su cui abbiamo lavorato, è comunque molto, molto sospettosa nei confronti degli esseri umani, ma anche dei cani, e lei si ritrova a vivere in un posto straordinario, bellissimo, lavoro in corso, e ci sono 2 caprettini che sono stati appena adottati. Sono stati adottati da poco, dalla sua stessa famiglia, e lei li punta un po', è predatoria, no? Vedo che le guarda in quel modo. Allora, che è in punta, adesso vado molto veloce perché altrimenti non. Però c'è questa finestra, si può spostare? Sì, okay. Sì. Perché sennò vedete che lei, questi caprettini, insomma, le ispirano. Quindi ecco. Rosticino è quello davanti, diciamo. Quello davanti. Chiamano Rosticino e Pistoletta, giusto per. Quello dentro perché abbiamo pure faccia troppo freddo. Scusate, e va bene. La loro salvezza. Vado ancora un po' avanti, avanti, avanti. Vedete che lei è ferma, è ferma. Lei è abituata, ha molto anche una propensione alla guardiania, per cui è molto collegata ai suoi familiari e quindi non è, ha una pulsione alla predazione, sì, però vedete che rispetto a tanti altri cani è più in aplomb anche di fronte a dei caprettini che erano appena arrivati a quel tempo, eravamo 3 marzo 2021, e perché c'è anche, diciamo, il suo papà umano che sta parlando con me. E quindi fa riferimento anche al fatto che c'è lui e che sa che lui non ama che lei si lanci sui capretti. Degli animali selvatici.
che siano, interagiscono con noi. Carino tu, sei piccolo, eh? Io adesso sto parlando col caprettino. Sei piccolo tu? Sei piccolo. E parlando col caprettino, intanto lei prende informazioni su chi è il capretto per me. Lei comunque in buoni rapporti con me. Sono la zia. Avanti. Ancora. Sì. Ancora. Sì. Avranno visti tanti. Ora. Piccole, piccole. Sì, ma... dobbiamo anche... Sì, entro certi limiti. Ah, ecco, ecco. Ci siamo. Qui. Adesso lei. Perché loro hanno... Eccola. Lei sente che noi siamo distratti in una conversazione ed è il momento giusto. Li ha puntati. Anche questa cosa. Guardate com'è, eh? Felpata come una tigre. Di avere gli... E vai! E io faccio questo suono, poi vi spiego. No, 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 Nina. Nina. Nina! Funziona solo perché... Ecco, stavo dicendo anche nel video, funziona solo perché è proprio lei, Nina. Cioè bisogna conoscere il cane per fare questo suono, altrimenti proprio... Questa cosa di avere... No, 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 Nina. Nina. Vedete, non c'è stato nessun tipo di intervento fisico da parte mia né del suo umano. È questo suono... Oppure quello che avete appena sentito, che a seconda ne posso usare di differenti tipi, se ho lavorato secondo due principi che sono il dialogo tattile, che di cui accennavate proprio voi l'altra volta, e il dialogo, e il dialogo con tattile, che sono due modalità che ho evoluto proprio per questa comunicazione più dove tutte le qualità umane possono essere messe in campo. Quindi il dialogo tattile con Nina è stato questo, no? Di mettersi di fianco, lei solo ed esclusivamente quando lei voleva essere contattata fisicamente, lei poi in certi momenti è veramente molto fisica, si appoggia, e a toccare, a carezzare, e non voglio dire massaggiare, perché massaggiare è un termine tecnico più relativo alla fisioterapia, però muovere come le dita come un pianista sulla parte laterale della spina dorsale, del torace, della spalla, del collo, dietro le orecchie. Beh, comunque, come ho già spiegato, insomma, nell'altra diretta, no? E invece il dialogo con tattile è quello che io chiamo anche come un canto dal cuore, dove il suono, per esempio, Nina, allora cantare magari il suo nome, oppure una canzone, oppure una musica, in tempi di pace, dove non ci sono i capretti, dove non ci sono emozioni strapazzanti, e ci si coordina, ci si armonizza, ci si rende armoniche l'una con l'altra. Dice sì, però il cane non canta, è vero, il cane non canta, ma il cane non canta e quindi neanche noi dobbiamo cantare col cane. Sì. Però il cane può andare d'accordo col gatto e un cane può anche essere un buon amico delle galline, come abbiamo visto. E significa che c'è molto di più da esplorare di quanto noi crediamo che esista. Cioè, perché non mettere in campo le migliori qualità umane, quello che di buono abbiamo da offrire, così come il cane mette in campo... Se trova il terreno giusto, se si sente capito, accolto, il cane mette in campo tutte le sue migliori qualità canine e ogni individuo mette in campo proprio quelle qualità che ha come individuo personalmente, non solo come specie canina, non come quella razza, non come quella storia, ma come quella persona canina, quell'individuo. E
mi rendo conto che sto usando persona e individuo come se fossero sinonimi, e sinonimo non sono. È molto più bella la parola individuo, non è diviso, è completo. E allora ecco che penso che allora anche noi umani, se per esempio possiamo usare dei ritmi, che non è questo, che significa vieni qua, è creare un movimento e cercare di coordinarsi alle emozioni dell'altro e sentire al tempo stesso ed evolvere con le proprie emozioni, accettare le proprie emozioni, ascoltarle, sentirle, percepirle, perché se, e questo è quello che sto per far vedere in questo altro video, vogliamo creare noi stessi come ponte relazionale fra noi e il cane, ecco che è importante anche sapere che cosa stiamo mettendo in campo noi. E voglio anche dire che ci tengo a dire che quel suono l'ho fatto con Nina, anche con altri cani, ma con altri cani che non abbiano fatto questo percorso, che non siano armonizzati su questa frequenza, su questa relazione, può essere molto pericoloso fare quel suono lì, soprattutto quando va in predazione, perché potresti stimolare, incentivare la predazione e sarebbe proprio come un lanciarlo, perché praticamente stai facendo lo squittio che può somigliare a uno scoiattolo che squittisce. E allora lo squittio di uno scoiattolo può bloccare l'aggressività di una creatura sensibile a quello squittio, che sa raccogliere empaticamente il dolore. Il dolore psicologico di quello scoiattolo in quel momento, ma non di una creatura che è in predazione e che invece è ancor più lanciata proprio in virtù degli squitti e dei versetti, no? delle vocalizzazioni della preda. E non a caso, per esempio, i gatti spesso non si fermano di fronte al grido d'angoscia degli uccellini. Ogni specie di uccellino ha un suo tipico grido d'angoscia, che è proprio l'ultimo grido prima della morte, ed è probabilmente di natura sociale, perché in qualche modo si correla a magari ai suoi parenti, ai suoi compagni, ai membri della sua popolazione, se ne ha una. E però il gatto lo termina, lo finisce. Però ho visto anche che se i gatti sono in relazione, per esempio, con noi umani, ecco che è un certo tipo di relazione di questo tipo, anche i gatti possono allargare. E per esempio, prima di uccidere, chiamarci e osservare. Non dico solo la gatta che ti insegna a cacciare, quindi il topino te lo porta vivo. Intendo proprio il gatto che caccia e ti chiama per osservare ciò che ha cacciato, e l'animale è vivo, però insomma è un altro discorso. E, bene, ok, allora, un altro video. Sì, un altro video. Allora, qui vediamo un passaggio, diciamo, di testimoni. Allora, qui vediamo un cane, che è il cane da un cane da montagna dei Pirenei, che all'età di 3 mesi è venuto a casa mia, viveva insieme ai gatti, e non so perché va così pianino, ecco, e quando io ho adottato questa gattina che si chiama Tigre, questa gatta nera, lui conosceva già il linguaggio dei gatti, eppure essendo enorme e grosso, è delicato, attento, conosce il modo in cui i gatti comunicano, ed è stato uno dei grandi maestri di Tigre, per cui lei si è inserita molto bene in famiglia quando era gattina piccolina.
come possiamo vedere, lei è più giovane e cerca anche di giocare in un certo modo, no? Lei è, ha dato questo morso laterale, che non è un morso in verità, è un morso, diciamo, giocoso, per cui non affonda i denti, tiene la bocca aperta, che si vede anche dalla reazione di Merlino, insomma, che non è... E usa le mani, vedete che lei ha le manine, però non tira fuori gli artigli, non usa le unghie. E lui si fida ciecamente di lei, cioè intimità, totale intimità. E questo perché lui si è preso cura di lei quando lei era cucciolina, aveva sui... Anche lei 3 mesi quando è arrivata a casa mia, insomma, era una gattina abbandonata. Ecco, e io posso dare solo... Vedete come lui invece non risponde al gioco predatorio o blandamente predatorio di lei, perché non potrebbe in questo momento. Lui è molto più coccolo, più morbido, però cerca l'interazione come la cerca lei. Qui vediamo invece un gioco lotta, però perché questa lotta possa avvenire, Merlino, qui abbiamo Daphne che sta mangiando un osso, un femore di un bue, e qua c'è Merlino che osservate come ha messo la faccia, aspetta, qui mi rendo conto che... Che cosa serve? Lo rilancio, va. Prova a rimandarlo, forse si è bloccato. Eh sì, eccolo. Allora, lui prima dà una nasettina a Daphne, che è la sua compagna, poi abbassa la canna nasale, cerca di prendere informazioni olfattive, fare check olfattivi per sentire in che umore è Tigre, e poi inizia a fare degli inviti al gioco. Però lui rimane per terra, grazie al dialogo tattile, con tattile, che ha preso molta visione e consapevolezza della sua mole e soprattutto dell'effetto che la sua mole fa sugli altri cani e sugli altri gatti, per cui tende ad automorigerarsi molto Merlino, nessuno l'ha mai invito, si è sempre espresso molto liberamente. E quindi se vuole fare un po' di giocolotta, aspetta che lei lo recluti e poi lui ci sta a questo tipo di interazione. Qua abbiamo invece un momento, sempre Tigre, velocemente. Qui Tigre è stata operata per essere sterilizzata e non era stata neanche bene perché purtroppo è stata operata ma aveva un'infezione, e va da Merlino a fare la pasta, la cosiddetta fare la pasta, cioè questo movimento che fanno i gatti alternato con le mani di spremitura, che è un ricordo, è un comportamento che permane anche nel gatto adulto, ma nasce nel gattino piccolino per spremere il latte dalle mammelle, ma anche per fare un piccolo massaggio alla mamma. Ecco che lei trova rifugio in un momento in cui non si sente bene nel suo amico. Qua invece è sempre Tigre, ma qua Merlino ed io sono dietro la telecamera, non mi vedete, però ci sono presente. Merlino ed io stiamo collaborando come un ponte relazionale, creiamo un ponte relazionale perché abbiamo ospite questa canina che è una Jack Russell, predatrice di gatti, che è una cagna che prima era comunque una mia cliente, l'ho dovuta seguire perché in casa ne faceva peggio di Bertoldo, insomma, spaccava tutto, era classica, tipica, e comunque aveva le sue buone motivazioni individuali, però i proprietari straordinari l'hanno capita, insomma, un bellissimo lavoro, quindi prima abbiamo lavorato sul contatto,
fatto e sul riequilibrio emozionale per lei, perché fosse serena, perché avesse una vita di relazione con i suoi umani molto appagante, bella, quindi oramai era bene. E anche una relazione anche con me, perché altrimenti non avrei potuto inserirla in famiglia. E qui abbiamo Tigre, che ha avuto come maestri prima di tutto Merlino, poi anche Daphne, Didone, Lollipop, tutti gli altri cani della casa, e ha imparato la comunicazione canina, la generalizzata. Adesso, per esempio, avete visto che Trilli, questa canina si chiama Trilli, è una cagna adulta di 3 anni, 3 anni e mezzo in questa fase, quindi qui abbiamo un cane che non entra in contatto con un gatto in una maniera, diciamo, relazionale, al di fuori della dinamica preda-predatore, in una età sensibile. I 3 mesi ce li siamo lasciati alle spalle da tanto tempo, siamo a 3 anni e mezzo di vita e quindi quella finestra è chiusa. Però sia io come essere umano che ho fatto questo operato di contattarla in questo modo, sia Merlino e gli altri cani che sono suoi amici, c'è un legame già consolidato, fanno da ponte perché lei si dia la possibilità di... Vedete che questi tocchi che lei fa alle terga di Tigre, della gattina, sono tocchi predatori, sono dei solleciti. La gatta si comporta in un modo inaspettato, non si comporta come la preda, non è un gatto preda, non attiva quei classici meccanismi di predazione che attivano magari i gatti fugaci, quelli che scappano, che sono furtivi o che fanno il passo del Marines o che si abbassano su tutte e 4 le zampe e camminano furtivi, che aprono, tirano indietro le orecchie, soffiano, aprono moltissimo gli occhi e gli si chiude molto la pupilla. Non sono gatti così, è una gatta competente di comunicazione canina, per cui osservate, cioè Trilli, la canina, cerca di sollecitare la fuga del gatto, cioè vede che è un gatto, però è una cosa strana, quindi non attacca. Quello che fa la gattina è tornare indietro e strusciare la testa sotto il naso di Trilli. Vedete chi delle due? Trilli è smarrita, Trilli è sconcertata, per cui fa un salto indietro. Rivediamo. Ecco qui. Vedete? È sconcertata. Perché questa è una cosa che proprio non poteva aspettarsi o prevedere. Un gatto che ti offre un segnale che è chiaro anche per un cane. Strusciarsi in quel modo è un segno di amicizia inequivocabile. Un cane che ha fatto un percorso, non un cane chiuso, smarrito, cioè stiamo parlando proprio di Trilli, che ha fatto tutto un percorso per aprirsi, perché lei era una cagna super chiusissima e sbilanciatissima, non era aperta verso gli altri, ma neanche gli umani. E Tigre, di nuovo, la gatta, di nuovo offre un gesto di amicizia, comunque vedete la coda alta, bandiera, proprio serenissima, tranquilla, corpo morbido. Ovviamente non avrei mai fatto questo incontro se Tigre non se la fosse sentita, se avesse avuto dei momenti non tranquilli. Vedete che Trilli, quando Tigre offre le terga, dalle le terga,
Trilli riprende a fare questi piccoli colpetti col naso perché non è preda della sua pulsione predatoria. Trilli non è preda di se stessa, è padrona di se stessa, però la pulsione alla predazione, la motivazione a predare, la porta a tentare comunque ad utilizzare un comportamento, una serie di comportamenti predatori che però si innestano su qualcosa di più ampio, di comunicativo. Aprono, perché lei guarda, vedete, sì, guarda, si ferma, è Trilli che si ferma, non è che io gli ho detto ferma, resta, ma lei che si ferma e Tigre che va avanti. Tigre non è da sola, e si vede, no, che non è da sola, mi guarda, ci sono anch'io e c'è anche Merlino, e noi siamo i ponti relazionali, siamo il ponte di relazione per lei. Adesso il ponte si vede meglio, vediamolo, è una fase successiva. A sera, alla sera Merlino si sdraia su questo lettino, cerca sempre posti piccolini, e lui è sdraiato così, e Tigre si è infilata sotto il braccio di Merlino. Ricordiamo che le zampe anteriori dei cani, quelle dei gatti e di tutti i mammiferi sono omologhe, e di tutti i vertebrati sono omologhe alle braccia umane, per cui a buon diritto possiamo dire che sono braccia specializzate, braccia declinate in maniera canina, felina, però braccia sono. Ecco, quindi il gatto è sotto, la gattina sotto il braccio, e Trilli, la canina che è salita sul gattino. Qui l'ha agganciato con un'unghietta, però... Però osservate, Tigre non ha affondato l'artiglio, ovviamente, non è che gli ha cavato un occhio, neanche gli è uscita una goccia di sangue, niente, perché Tigre non aveva intenzione di aggredire Trilli, voleva fare un pochino, no, questo giochino, ma Tigre si vede che fa un giochino che è, diciamo, blandamente predatorio, ma anche è un po' anche un test, tanto se ne sta bel bella sotto il braccio di Merlino, e Trilli prende distanza e osserva e guarda, e guarda. E qui, guardate, si è aperto la bocca e l'ha richiusa, si lecca le labbra, switch, cambio di stato emotivo. Adesso non ha più intento predatorio, anche se blando prima ce lo aveva, e Tigre l'aveva scovato. Ha fatto questo, come si chiama? Scusate, stasera sono un po' annebbiata. Sbadiglio, ha sbadigliato. Grazie, questo sbadiglio. Grazie mille. E poi, aspetta, ritorniamo un attimino indietro allo sbadiglio. Ecco qui, andiamo allo sbadiglio, ecco, con lo sbadiglio cambia lo stato emozionale. Adesso Trilli comunica, non è più predatorio. Vedete che cerca delle soluzioni, utilizza il pelo, la coda di Merlino per comunicare con Tigre, che non è più una preda. Lei adesso inarca la schiena, è molto soddisfatta di questo risultato. Inarca la schiena e chiude la distanza. E chiude la distanza. Ma Trilli si è aperta a un nuovo modo di comunicare. Ovviamente, grazie per gentile concessione di Merlino che ha offerto la sua coda, però ecco, ci fosse stata una treccia, un giocattolo, avrebbe potuto avvenire una cosa simile. Allora, la gatta non era interessata ovviamente alla coda di Merlino, come se fosse, non so, un serpente, giochiamo
facevamo questa coda, no. Ma Trilli ha comunicato in una maniera che poteva essere comprensibile anche a Tigre. A Tigre ha maggior ragione perché comunque allevata anche dai cani. Ma non è un gatto che si crede un cane, eh? Perché comunque ha degli amici gatti, è libera di andare nel quartiere, ha un'amica di quartiere con cui sempre fa paio, e Amy, e poi ci sono i gatti di casa. E quindi non si tratta di confusione, di essere confusi, no? Di aver perso, smarrito le abilità specie specifiche, quelle proprio feline, quelle proprio da canide, ma di saper ampliare il repertorio, di saper traslare certi messaggi e di saperli anche decodificare. Vedi Cinzia, questo ciò che hai appena detto è una cosa che si sente dire tantissimo. Anna, forse anche tu l'avrai sentito dire: il mio gatto sembra un cane, non è un gatto. Invece certo. Vedi, sono delle, così, delle valutazioni che si fanno d'impatto, però alla fine sono riduttive invece della capacità che ha o il cane o il gatto di, come dici, ampliare la comunicazione. Bellissimo. Ci arrivano dei commenti in chat che insomma apprezzano tanto i video che ci hai mostrato. Grazie, mi fa piacere. È chiaro che non spiegano come si fa, innanzitutto perché adesso aspetta che torno da voi, se riesco, ecco, torno un attimo da voi. Okay. Innanzitutto non spiegano come si fa, perché è chiaro che si declina individuo per individuo, però possono offrire, credo, uno spunto di riflessione per dire: ah, ma allora è possibile. Anzi, se mi permettete, vedo che siamo allo scadere del tempo, però io vorrei farvi vedere. Il tempo che vuoi, Cinzia, vai tranquilla. E allora torno giù. Ok. E vi faccio vedere una cosa. Allora, questa gatta si chiama Sami di Lavinia, questa gatta bianca e nera che sta facendo, per così dire, la pasta sopra Daphne. Daphne è un cane che da sempre, cioè proprio i suoi stessi allevatori l'avevano allevato, lei e tutti quanti, a condividere la vita con altri animali, oche, gatti, e quindi non era difficile per Daphne, che pure è arrivata a casa mia all'età di 2 anni. È stato molto semplice affezionarsi ai gatti della mia casa. Ma quando è arrivata Sami di Lavinia, e qui credo non da molto, insomma da pochi mesi, Sami di Lavinia era stata preda di 2 cani che se la contendevano, la strappavano una da una parte e una dall'altra. È stata salvata dalla figliola della mia cara amica e nostra cara collega Margherita Betteloni, anche lei cognitivo relazionale, l'ha salvata, curata, e poi ho deciso di adottarla io. Potete immaginarvi Sami di Lavinia, Sami, questa gatta bianca e nera, quando è arrivata a casa mia, ci abitavano, mi sembra che a quel tempo eravamo in 7 cani, sì, c'erano anche 4 gatti, però insomma, la prima notte se l'è fatta sulla magnolia, e io arrampicata sulla magnolia ho dormito tutta la notte cantando le Nina Nanne così su, per lei, fino a che dopo verso le 5 del mattino è scesa ed è entrata in casa e me la sono ritrovata dentro casa e ha cominciato la comunicazione con Merlino, quindi una grande osservatrice questa gatta, grande comunicatrice, poi molto, molto fiduciosa negli esseri umani, questo ovviamente era fondamentale, e quindi questo. Poi io ho adottato dopo anni, qui siamo nel 2000, questa era nel 2011, quello che abbiamo appena visto, un anno dopo, nel 2012, arriva Parsifal, che è un cane semiferale. Questo cane giallo è un cane semiferale della Puglia, proveniente dalla Puglia, è stato separato dal suo gruppo sociale
non per le solite brutalità, sai, prendo il cucciolo, deportazioni, no, no, no. Nel suo caso era stato preso a badilate e quindi era stato mezzo scuoiato su tutto il corpo, e il nostro caro collega Michele Minonno lo ha recuperato in giro per il paese, lo ha preso, curato, fatto medicare e poi gli ha dovuto cercare adozione perché nel frattempo il gruppo sociale di appartenenza non c'era più, non c'era più una famiglia in cui reinserirlo, e ho deciso di adottarlo io. E l'ho adottato io e quindi qui avevo un doppio problema: non solo era un predatore di gatti, ma anche cioè un predatore di gatti, è stato probabilmente preso a badilate perché stava cacciando delle galline, io suppongo qualcosa del genere, si deve essere cacciato nei guai, e Merlino è stato il primissimo ponte. Ora non abbiamo tutto il tempo per vedere tutta la storia, è bello vedere come le dinamiche funzionano in un modo oppure in un altro a seconda della prospettiva storica, cioè di che cosa è avvenuto di giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno, cioè si cresce. Comunque lui è arrivato a casa mia che aveva 6 mesi passati, quindi aveva visto il suo gruppo sociale cacciare, lui stesso era un predatore, per cui però si era affiliato a Merlino. Merlino aveva offerto la sua amicizia, quindi si era creato un fortissimo legame fra loro due, e grazie al legame che si era creato fra Merlino e Parsifal, questo cane giallo, Parsifal ha concesso fiducia anche a me, e quindi fa molto riferimento anche a me. Qui c'è Sami con la bocca aperta e la schiena girata verso Merlino, perché Merlino è colui che la protegge e Parsifal è colui che la minaccia. Parsifal utilizza un comportamento predatorio. Vedete, è molto, molto forte. Adesso qui Merlino viene rifiutato da Sami, perché si è lasciato un pochino trascinare anche Merlino nella furia di... Adesso vi faccio sentire l'audio. Perché qui come ne usciamo da questa dinamica? Che è un po' fortina, in effetti. E io naturalmente un po' l'ho fatto per filmare, però adesso voglio che Sami si senta protetta non solo da Merlino, ma anche da me. Cioè Parsifal non scatta addosso a Sami, perché ci sono io e c'è Merlino. Vedete, proprio. Ok, adesso andiamo un poco più avanti perché non c'è tempo di vedere proprio tutto. Aspetta qui, forse. Parsifal! Ciao! Piano! Piano! Parsifal, pallottolino, è gattaccina, bravo Guino, sì che sei stato un bravo Guino, ma un gattaccio, cagnaccio direi, no, bravo, bravo. Quindi io sono il ponte regionale, altrimenti non posso dirti gattaccino. Vedete che con me ha confidenti e io faccio dialogo tattile, per cui tocco solo quella parte del corpo che lui mette dalla mia parte, che si posiziona dalla parte in cui sono, non sono contenitiva. Parsifal è il canto, non è un richiamo, e anche quando ho detto pianino, non è piano, piano, piano. Che anche quando si dice ai bambini, i bambini li maldisponi subito. Quando insegno ai bambini, se dici piano, piano, vero, vero piano, ecco, li hai già maldisposti. Invece se fai piano, che dici, ma che cosa facciamo, Allora anche il cane ha questa, se è abituato, se hai lavorato in questa direzione, se
si è lavorati in questa direzione e se si sa quali emozioni sto mettendo in campo anche io, e se ho fatto un lavoro per cui non blocco le mie emozioni e non ne ho paura, allora che cosa si può anche vedere? Per esempio, a un certo punto, io adesso qui ho ospite, come si chiama? Maya, questa Labrador cioccolata che è ospite a casa mia per dei giorni ed era una mia cliente, e lei aveva una blanda pulsione alla predazione verso i gatti. Blanda perché era ancora giovane, aveva un anno e mezzo, che per carità è un'età di tutto rispetto se uno vuole predare, però insomma avevamo fatto un lavoro comunque, ecco, sul bilanciamento delle emozioni, sicuramente sulla relazione fra me e lei e con gli umani, in cui si sentiva accolta e capita. Qui cosa fa Parsifal? Osservate. No, questa ve la devo far proprio vedere. Guardate la faccia spiritata di lei, no? Bocca aperta, lingua in fuori, lo sguardo, non si vedono gli occhi, ma insomma si vede la direzione, punta la gatta. Parsifal sale sulla schiena di lei e fa tutta una serie di manovre finché proprio la prende per la collottola. Lei si arrabbia, insomma, è scocciata perché insomma c'aveva altro da fare, vedete come tiene la bocca aperta, come a dire, ma non gli mostra i denti a minacciarlo, ma a dirgli, ma smettila, sei uno scocciatore. Sono amici e hanno molta confidenza, questi due cani. Sono coetanei, fra l'altro. Lei si siede, si dà tempo e modo di pensare. Adesso vado a dare conforto a Sami. Lei viene, di nuovo la cagna viene ad abbaiare a Sami. Partita di nuovo. Piano. E io quindi, vedete, e qui da questo pezzo di video potete vedere che Sami non è per niente preoccupata, se ne sta lì un po' appallottolata, ma non come una terrorizzata, solo per dire, vabbè, sti due scemi, adesso poi va. Ma è completamente perfetta. Si struscia su, sì, accetta. E Parsifal alla fine è riuscito nel suo intento, e l'intento era portare l'amica Labrador cioccolata fuori, lontana dalla sua amica gatta. E qui infatti possiamo vedere come anche qui Parsifal diventa a sua volta il ponte, la mediazione. Lui è amico di Sami di Lavinia, e quando arriva un'altra mia ospite, una calabrisella, anche lei una cagna del, probabilmente se randagia, di origini randagie, con una certa propensione a fare diversi tipi di monellerie, lei viene distratta dall'attenzione da 2 gennaio, dalla gatta, da Parsifal. Che fra l'altro poi Parsifal è diventato buon amico. Aspettate, ultimissimo video, perché sennò sembra, vediamo qui. Vai tranquilla, Cinzia, è troppo interessantissimo. Ritorno, saluti Teseo. Ecco, questo mi premeva mostrare. Teseo, questo gatto, torna dalle sue girovagate, e questo è Parsifal che viene omaggiato da Teseo,
e poi si sono fatti anche le passeggiate, dormono insieme, mangiano insieme. Aspetta, scriviamo qui. Eccolo, eccolo qua. Vedete la confidenza che c'è fra i due? Addirittura Parsifal si sdraia buono buono perché aspetta che Teseo si strofini su di lui e poi c'è completa, totale confidenza. Forse questo che ho scritto, interazione bella, ecco. Quindi anche questo, che è un cane selvatico, mi fa pensare, capito? Io ho poi adottato una cagna selvatica dall'Egitto, anche qui non abbiamo tempo per vedere. Se vuoi mandalo, Cinzia. Sì, allora lo mando, mi dovete dare un minuto perché non l'avevo previsto, per cui lo devo andare a pigliare. Sì. Nessun problema. Ecco. Vedi, è importante quello che ci stai facendo vedere, perché una domanda che ti volevo fare io era quando... Sì. Cane non cresce col gatto, come insomma ciò di cui hai parlato prima, ma quando un cane arriva e c'è un gatto e magari non ci ha mai vissuto, cosa succede? Ora ci stai veramente aprendo un mondo con questi video. Devo dire che prima di adottare cani, ma no, forse la verità è che non ho mai creduto che esistesse davvero quel limite. L'avevo studiato ovviamente che esisteva e che esiste, cioè, ufficialmente esiste un limite. Oltre i 3 mesi non si riapre più quella finestra, non puoi. Però un po' c'è tantissima, adesso c'è tantissima documentazione video, soprattutto proveniente dai santuari, dei rifugi, degli animali, dove accadono cose. Poi però io fin da ragazzina, fin da piccolina, non ho mai creduto a questa cosa. Io i primi cani, i primi gatti che ho inserito in casa mia, avevo 4 cani, tutti adulti, e ero troppo ignorante, avevo 9 anni, 10 anni, quindi non è che sapevo niente. E niente, cantavo, facevo quelle cosine che fanno i bambini, e con fiducia totale nei miei cani. Era un rapporto molto libero, andavamo in giro per la campagna tutti insieme, e loro hanno accettato, non solo hanno accettato Zeus, il mio primo gatto, ma gli hanno voluto bene. E poi il mio primo gatto era liberissimo di stare con la sua famiglia umana di cani, e poi andava nell'altra casa dove c'era sua mamma gatta con i fratelli. Aveva proprio tutto dalla vita. E quindi io sì, vedo che questo limite probabilmente non è così limitante. Certo, una cosa vera è che più quando il cane ne è uscito e anche il gatto è uscito da questa finestra sensibile, poi bisogna svilupparle davvero le competenze, perché non sta più al cane e al gatto questa cosa, sta moltissimo perché l'incontro avvenga in una maniera pacifica, amichevole. Deve esserci un lavoro molto importante da parte umana sulle emozioni. Ecco, questo è, qui c'è questa cagna che si chiama Nefertari, tolgo l'audio così posso parlare mentre il video va, viene dall'Egitto e lei era una predatrice di gatti, predatrice nel senso che è arrivata a casa mia che aveva 3 anni e lei nutriva i suoi figli con i gatti, non solo, ma è stata vista proprio cacciarli, sbranarli dalla signora e dalle amiche di questa signora che l'ha portata in Italia. E qui, e questo è proprio stato un lavoro di mediazione, di ponte relazionale, i cani che erano precedentemente con me, il rapporto che lei ha avuto con me, il canto, l'uso del canto, che non vuol dire essere delle brave pop star, io canto male, canto malissimo, io canto in un coro, per cui il canto mimetica, no? Dentro... nel gruppo dei contralti, nessuno sa come canto, però come quando canto con i bambini, con i ragazzi, loro non guardano, ecco, scusate, ho già perso, ecco qui, loro non guardano
vedete qui c'è anche molto cibo e potrebbe scatenarsi la rissa. Invece fra Iside e Nefertari, guardate l'intimità, come una guarda e osserva l'altra. Lo volevi tu quello? Ah, ok, e lei Iside, sì, ma io vado dal pesce, è andata alle sardine, ma Nefertari le sardine non piacciono, Iside, sì, così. Non c'è concorrenza, però ho fatto anche un lavoro non solo col canto, ma anche con l'abbondanza, le scelte alimentari, il raggiungimento della sazietà, della fame atavica, e che significa non la fame quotidiana, quella è sana, ci deve essere tutti i giorni, ma il saper andare a sapere gestire il proprio livello di sazietà e quindi mantenersi in forma da soli, sapere che cosa oggi, verso cosa propendo. Ovviamente sto facendo una sintesi che è eccessiva, però ecco, voglio dire, non è solo il canto, non è solo il dialogo tattile, è anche un lavoro sulle decisioni, che non sono solo quelle alimentari, ma è anche quando andiamo fuori insieme, come ci teniamo in rapporto l'uno con l'altro, come decidiamo. E questo è il motivo per cui, per esempio, quando sono andata con i miei due cani selvatici, come adesso vorrei chiudere. Ah, ok. Io per te. Okay. Grazie. Quando sono andata con i miei due cani selvatici nei vari posti, ma in particolare sono stata sul in parco naturale, nel Beigua, e dove era però una zona dove era ammessa la presenza dei cani, e lì ci si sono presentati due caprioli. E voi immaginatevi Parsifal e Nefertari, cioè, questi due cani, no? Sui 7 anni, ai tanti, liberi. E loro hanno guardato i caprioli, però con la coda delle orecchie, come dico, come posso dire, le loro schiene, loro sentivano e mi percepivano, eravamo comunque una famiglia. E quando è importante anche il gruppo, la famiglia, conta un po' il parere di tutti quanti. E quindi io lì ho detto, ho fatto dai, sono come voi, sono come noi. E ho cantato una canzone di Pocahontas e loro, sussurrata, sottovoce, e loro sono tornati verso di me senza averli chiamati e siamo andati via. E siamo stati lì a contemplare i caprioli, io ho potuto contemplare i caprioli senza paura che i miei cani andassero contro di loro. E, però, naturalmente, io ho creato anche uno spazio, un campo, dove loro potessero anche cacciare i ratti, per esempio, e quindi coordinarsi e fare una cosa da cani. Cioè, non sempre no, ci sono anche delle cose in cui sì, va bene, io sono vegana, ma voi no. E quindi è il mistero di cercare continuamente, cercare, esplorare continuamente. Io in questa cercare, in questa esplorazione, non mi do il limite. Non è perché ho studiato delle cose, allora il mio limite sono quelle cose. Perché questo è antiscientifico. È antiscientifico, è una delle cose che i miei professori all'università, tutti, cioè proprio tutti, dicevano: questo è quello che sappiamo fin qui. Le cose che trovate scritte sono le cose scoperte fin qui. Ma ci sono tante più cose fra cielo e terra, come diceva il buon Shakespeare, di quante ce ne possiamo mai immaginare. Cinzia, allora, sono arrivate già tante domande, poi non ti lasceremo andare via prima di un'ultima specifica che ti vogliamo chiedere poi brevemente anche io e Anna. Adesso ci avvaliamo della voce di Anna, che stasera ha avuto qualche piccolissimo problema di connessione, ma adesso è riuscita ad essere nuovamente con noi, quindi anche qualche rumore di regia magari poi siamo riusciti comunque a risolverlo. E adesso mandiamo un po' le domande e i commenti che sono arrivati. Quindi Anna, io manderei prima quello di Lucia. Sì, Lucia dice: se il gatto e il cane hanno dei deficit particolari che impattano sulla comunicazione, come
se la si aspetterebbe. Ho un gatto Twist di circa 4 anni che vive con me da circa 1 anno, che ha un deficit neurologico che comporta difficoltà motorie degli arti inferiori e della coda. Da poco stiamo inserendo un cane, Grano, di circa 1 anno, sordo, di taglia medio-grande. Durante i primi incontri il gatto ha passato molto tempo fermo e quando Grano si avvicinava spesso lo mandava via ancora. Allora, bellissimissima domanda, Lucia. Non c'è una risposta universale, almeno io non ho una risposta universale. E quindi sei stata molto brava a fare prima la domanda universale e poi nello specifico dire di chi veramente stavi parlando. Perché Twist, e poi non mi ricordo il nome del... Grano. Grano, Twist e Grano, sono proprio un individuo felino, un individuo canino e sono proprio loro e proprio con te, con tutta la tua famiglia. E quindi... io non ho una risposta perché non conosco voi, non conosco nessuno di voi personalmente, però posso dire che se tu coltivi, e forse lo stai già facendo e chissà veramente, e magari lo stai facendo già, però io ecco, lo posso mandare come spunto, il canto nel senso non cantare, ma di twist. E nel frattempo fai delle carezze, potresti studiare, ecco, un buon consiglio è il dialogo tattile non è la Tellington Touch, anche se a una parte si ispira, però ecco, potrebbe essere molto buono studiare la Tellington Touch o andare da un practitioner di Tellington Touch, che è una modalità di approccio che aumenta le capacità percettive di sé, quindi la propria percezione, aiuta lo sviluppo della personalità e quindi insomma porta più saggezza, se così mi volete passare il termine, e sia per Twist sia per Grano. E il dialogo tattile non sono in grado di spiegarlo in 2 parole, quindi non posso dirti fai dialogo tattile perché non avrebbe poco senso, non riesco a spiegarlo in 2 parole. Comunque ecco, diciamo, puoi orientarti verso la Tellington Touch che è ottima. Per avere un'idea del dialogo tattile, anche se poi ci vuole, bisogna essere guidati nel farlo, nell'imparare a farlo, comunque c'è anche l'altra diretta che abbiamo fatto, magari giusto per farsi un'idea, sicuramente. Sì. Anna, io continuerei, se è d'accordo anche la nostra Cinzia, con la domanda di Gabriella, più una riflessione. Sì, vai Anna. Gabriella dice, Daphne, mio cane, vive con i miei 2 gatti in armonia perché dove stava prima di essere adottata da me era abituata a frequentare i gatti. Lei è tranquilla con i suoi coinquilini, virgolettato, ma se vede felini mentre siamo in passeggiata tende a essere aggressiva e a scattare con quelli estranei. Quindi. Sì, grande la tua Daphne, grande. Perché? Grande dal punto di vista etologico e dal punto di vista anche della sua personalità. Bella, perché deve essere molto sensibile per comprendere la differenza sia nella comunicazione dei gatti di casa che sono amichevoli e quindi lei non ama i gatti, ama i gatti che vivono con lei e i gatti che ami tu, i gatti amati da te, quindi ti vuole così bene che per amor tuo ama anche i gatti che vivono con te, in più questo facilita tutto, perché è come olio sulla relazione, perché è un circolo virtuoso, perché questa bella ben disposizione verso di te e quindi amare i gatti che ami tu, fa sì che poi i gatti si sentano sicuri, protetti e quindi più ben disposti verso di lei e lei verso di loro e quindi alla fine è possibile che si crei anche una vera e profonda amicizia fra loro direttamente, però non ama la felinità. Se vede un gatto per strada che si comporta in maniera abbastanza tipica, per lei è scatta la predazione. Come si supera? Mm-hmm. È un discorso un po' troppo lungo e anche un,
E anche specifico sull'individuo, infatti, come avete visto, ho fatto vedere dei video. Ho fatto vedere dei video con degli individui precisi che stavano facendo delle cose e avevano affrontato delle cose. Non ho neanche fatto vedere il percorso con cui ci sono arrivati, se non che piccoli proprio flash. Allora, diciamo in generale, per esempio, i miei cani, anche quando escono in gruppo, se vedono un gatto per strada, non lo rincorrono, e se questo gatto scappa, magari lo rincorrono, però poi si fermano, poi si fermano. E hanno fatto il salto della specie, cioè loro proprio arrivano a dire qualsiasi gatto. Ma perché? Perché poi io ho fatto il lavoro anche fuori. Cioè io sono, questa relazione non è solo dentro casa. Se noi la relazione, relazione non vuol dire solo picci picci, sbaciucchiamoci. Quella è una parte importante della relazione che può anche non esserci. In realtà non è così importante. Possiamo essere molto amici e non toccarci mai. E, è bello che ci sia anche il tocchicciarci, però potrebbe non esserci. E va benissimo lo stesso. Non è che noi tocchiamo tutti i nostri amici, eh? Anzi, ci darebbe parecchio. È vero. Però ci fidiamo dei nostri amici, li vogliamo bene, ma non solo dentro casa o casa loro. Sappiamo di poterci fidare ovunque. Eppure rispettiamo l'uno l'autonomia dell'altro, eppure ognuno... E quindi qual è la barretta? Devo anche capirlo. Per esempio, per me era importante che Tristano, il cane che avete visto all'inizio, era importantissimo che Tristano capisse che le galline sono importanti per me. Tutte le galline, non solo quando ci sono io presente, ma anche quando io non ci sono, perché lui... È un cane randagio che salta le recinzioni, va in giro per il paese e ci sono i pollai nel mio paese. E che cosa si fa? Cioè, mutuo, devo pagare tutte le galline. Allora, o litigare con tutti i contadini. Allora, importante capire anche se... ovviamente non con tutti i cani è necessario lavorare affinché vadano d'accordo con le galline. Se un cane non entrerà mai in contatto con una gallina, vabbè, cioè, non è importante che ci si affezioni. Sarebbe più importante che noi umani entrassimo in contatto con le galline e imparassimo da loro molte cose, che non sia solo la muscolatura, in conoscerne la muscolatura, il gusto della muscolatura, ma le capacità intellettive, la capacità affettive. Quindi quante volte noi pretendiamo che il cane faccia il buon salto della specie e non sia predatore, mentre noi predatori efferati. Comunque, cioè riflettere, ecco, incominciare a riflettere, a muovere tutte le certezze, gli schemi, i dogmi, e poi così si inizia a entrare in rapporto con se stessi, con gli altri, con le diverse specie. Così. Grazie Cinzia. Ci permettiamo di mandare anche la riflessione di Amy Lamberti. A un certo punto ha digitato erroneamente, forse il sistema gli ha corretto, ha scritto tossico, ma intendeva tossivo. Vai Anna. Sì, dice che Amy, ho portato a casa un pullo di piccione e il mio piccolo cane gli permetteva di mangiare nella sua ciotola. Poi l'ho liberato e viveva sui tetti del palazzo. Ma se io in cortile non parlavo, solo tossivo, il piccione volava in basso e anche se il mio cagnolino abbaiava perché voleva fare un casino, passava qualcosa che non gli andava. O in ogni caso il piccione riconosceva il suo amico. Bellissimo. Il cagnolino era buono, dice, sì. Era buono di suo, non fu merito mio, però... Che cara, sì. No, è bellissima, bellissima, bellissima. Grazie, Amy. E poi abbiamo invece Tiziana che ci scrive un commento proprio per ciò che ci ha fatto risentire stasera. Sì, anche Tiziana dice, anch'io ho trovato che cantando qualcosa a caso restano vicini e si fanno fare di tutto.
non so, forse un'osservazione verso i suoi cani. Non mi viene. Deve essere relazione, comunque, come dice sì, comunque. Deve essere. Tempo fa io mi ricordo che anche a un Dimmi chi sei, tanto tempo fa, che fece qui in Sardegna ad Alghero, David Morettini, lo stesso ricordò questa cosa, suggerì a un binomio che era in campo e disse prova, forse per smorzare in quella situazione, diceva prova a cantare la canzone che ti piace di più, dove ti senti più coinvolto, tu cantala in questo momento. Quindi ha un potere grandissimo, veramente ha un... E infatti anche Paola dice ho notato che il canto li rilassa, assolutamente. Senta, perché è il modo in cui cantiamo, che non è mettere un disco, ma è sì, per esempio quasi all'inizio, per esempio è un sondaggio, tipo un sondare, mandare una sonda per contattarsi, tipo... Poi io faccio una pausa. E se per esempio, ed è come se facessi col canto una radiocronaca di ciò che sta facendo l'animale, di ciò che sta facendo, non per modificare, tipo poi lui fa un gesto improvviso, na, 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 e lo accompagno con questo, e poi na, na, ra, ra, quando lui si rilassa, cioè non io che manipolo l'animale attraverso il canto, l'obiettivo non è manipolare l'altro, se no diventiamo manipolatori, brutto, brutto. Sì. Non è manipolare l'altro, è contattare l'altro e per crescere anch'io, per evolvere, perché evolva lui ed evolva anch'io, e quindi è ascoltare l'altro, ovviamente ascoltarlo tramite, sì, le orecchie quando abbaia, miagola, ma un ascolto del cuore, un ascolto attento, un'osservazione del comportamento, dell'insieme, del particolare, del dettaglio, è un allenamento, così ecco. Ci tenevo a dire, non è una manipolazione, è importante entrare in contatto, una comunicazione. Sì. È qualcosa di diverso. Allora, chiudiamo con, ecco, Cristina che dice, Priscilla, scusa, Priscilla dice, proverò a cantare. Anna, leggiamo anche questa di Priscilla. Dice, sì, ho due femmine, una di Jack, di 7 anni, che quando vede i gatti tende a avvicinarli e quando li raggiunge, se sono disponibili, gli sbaciucchia, a volte gliele suonano, e l'altra invece è una CLC di 2 anni invece, parte appena li vede. La CLC non... Nonostante l'esempio della sorella non li sopporta proprio, probabilmente c'è avuto un momento di problema di connessione Anna, adesso sicuramente si ricollega. Cinzia. Sì, allora va bene, non posso dire nulla. Perché non conosco la CLC, cioè dire cane, lupo, cecoslovacco, femmina, è dire tanto, è dire niente, perché proprio lei chi è come persona, che rapporto è con la Jack Russell, perché potrebbe essere che non c'è un tale rapporto per cui la Jack non è un ponte relazionale, cioè non le fa da madre, non è una maestra, non ha il ruolo di agli occhi della... Allora, chiariamo, quando un cane fa da mamma ad un altro cane, o da maestra, o da punto di riferimento, o da papà, o da zio, o da fratellone, sorellona, punti di riferimento... Questa cosa c'è una reclutazione in famiglie dove non c'è un legame di sangue, ma sono cani provenienti da diverse situazioni, c'è un reclutamento reciproco. Non è perché il cane è più anziano, allora immediatamente il giovane diventa l'allievo. No, non è così semplice. Ci deve essere un legame affettivo di un certo tipo e di un certo tipo. E ci vuole anche una volontà da parte del cane più giovane di essere affiliato a l'altro cane più anziano, ma ci vuole anche l'accoglienza, lo spirito materno o paterno, ci vuole una... Ah, esatto, io ci speravo, ma questo non è avvenuto. Yeah. Sì.
però niente è perduto adesso. In ogni caso, il lavoro che comunque non ha fatto, non ha desiderato, non è scattato fra le due cagne, puoi sempre fare tu. Puoi sempre fare tu come essere umano e la puoi aiutare molto, sì. Sì, mi spiace non poter dare nessuna anzi, è già tanto che insomma ci aiuti, dai questi consigli anche con delle semplici domande scritte, però ricordiamoci sempre che per dare anche delle pillole o dei consigli veramente efficaci è necessario assolutamente calarsi in quella situazione, conoscere, vedere, perché sennò è difficile, ma questo anche per qualsiasi consulenza cinofila è sempre, diciamo, stato comunque l'ABC di tutti i webinar, di tutte le dirette, però almeno qualche input in più sei riuscita a darcela, almeno la speranza c'è. Allora, Luca Spennacchio prima, in riferimento a quello che dicevi prima, ha scritto il profondo senso della concertazione tra individui quando rispondevi alla domanda precedente. Quindi grazie anche a Luca per il commento. Salutiamo, tra l'altro c'è anche Federica Annunziata, collegata dal Messico, l'ho vista tra le persone che ci sono, quindi salutiamo anche lei. Priscilla dice ci proverò, anzi continuo a provarci, grazie a te per la domanda. Allora, nel frattempo che aspettiamo che Anna si ricolleghi per poi salutare Cinzia, io anche a nome di Anna, Cinzia, ti chiedo proprio in chiusura un botta e risposta, se riusciamo a farlo velocemente, io ti chiedo, ma in base all'etica di questo lavoro, a te è mai capitato di forzare delle situazioni? Ah, no, mai. No, piuttosto un passo indietro che un passo troppo avanti. Devono stare veramente bene a loro agio il gatto, anche il cane deve essere preparato a questo incontro, cioè deve esserci anche il rapporto non solo con l'essere umano di riferimento, ma anche che il cane possa sentirsi un padrone di se stesso, o per quanto possibile. Ecco, quindi un lavoro anche di bilanciamento delle emozioni del cane, cioè non possiamo lasciare scaricare sul gatto le defaianze del cane o viceversa, ecco. No, mai. Grazie Cinzia, perché io insomma ti ho voluto fare anche quest'ultima domanda adesso. Mentre aspettiamo che Anna provi a ricollegarsi, intanto ti leggo prima di lasciarti andare alla tua sera a casa, insomma, il commento di Liliana Galante che scrive: grazie Cinzia per aver condiviso i tuoi video con i tuoi metodi, meravigliose queste interazioni cane-gatto, ho una bella esperienza a casa mia di serena convivenza di due gatte randagie che hanno accolto un cane nato libero del sud, sono molto fortunata. Le loro interazioni sono serene e dopo mesi riconosco gesti affettuosi delle gatte e del cane, come ho visto stasera fra Trilli e la tua gattina nera. Bello imparare ad osservare, da questa sera cerco di portare a casa l'obiettivo, credo che volesse scrivere di osservare probabilmente. Da questa sera cerco di portare a casa l'obiettivo di... Ah no, non lo so. Di osservare, probabilmente c'è una limitazione nei caratteri della domanda, però ringraziamo anche Liliana per aver condiviso questa storia. Fortunati anche loro. Grazie. Grazie mille Liliana. Bene. Allora Anna, approfittiamo della tua connessione per siamo arrivati, abbiamo veramente trattenuto Cinzia oltre orario, oltre modo, però sono anch'io che vi ho trattenuto. Grazie, sì. Veramente troppo guarda. Poi ci sono veramente tanti commenti, poi se vorrai li vedrai, se non li hai visti adesso continuano ad arrivare dei commenti bellissimi per questa serata. Noi ti vogliamo ringraziare, vogliamo anche, Anna, ci permettiamo di spoilerare che nella lunga programmazione del Dopo Cena Live di quest'anno Cinzia sarà nuovamente presente con noi,
e ci farà il regalo di essere presente proprio insieme a Manuela Macelloni, che ringraziamo per la presenza online. Stasera abbiamo parlato del loro evento e quindi più in là noi volta per volta vi diamo gli appuntamenti, ci sarà anche Manuela con noi e sarà un onore per noi avere loro proprio per un altro argomento che è, insomma, sempre a che fare con la relazione. Quindi grazie Cinzia, grazie a tutti voi. Grazie. Perché è stata Anna, è stata una serata meravigliosa. Bellissima. Purtroppo con un po' di problemi, ma vi sentivo, ma magari voi non vedevate me, poi spariva un attimo l'audio. Però sono riuscita, insomma, bene o male. Sì, ma sì, sì. Mi è piaciuta tanto, tanto, sempre. Ma meno male che sei riuscita di nuovo a connetterti adesso. Sì, un saluto. Vediamo, continuano ad arrivare commenti. Grazie, sì, tanti, tantissimi. Luca, grazie a te. Ciao Luca. Anna, ecco, è Federica Annunziata dal Messico, salutiamo anche lei. Che ciao Federica. Esatto. No, grazie davvero, grazie a voi. È sempre bellissimo stare in vostra compagnia e condividere, cioè, con persone con cui c'è... cioè, con sintonia. Grazie anche noi, grazie e le persone che hanno seguito, grazie davvero, seguito e che hanno partecipato attivamente con le domande, è stato veramente interessantissimo. Diciamo che ci avvaliamo della tua presenza, perché il nostro rito è alla fine di ogni dopo cena live diamo l'appuntamento per il prossimo, quindi Anna adesso ci annuncia cosa facciamo la settimana prossima. La prossima settimana vi aspettiamo col Dopo Cena Live lunedì 21 novembre, sempre alle 20.45 puntuali, con la dottoressa Simona Cao. Conosciamo gli animali in pet therapy, interventi assistiti con gli animali. Mi raccomando, non mancate, vi aspettiamo. E poi diciamo che ha tanto a che fare con ciò, diciamo in parallelo con ciò di cui abbiamo parlato stasera, perché saranno coinvolti tutti gli animali, quindi non solo il cane, ma Simona Cao, insomma una persona a noi cara che è stata presente già al Dopo Cena Live, ci parlerà di progetti che realizza anche personalmente con la sua cooperativa qui in Sardegna, perché abbiamo insomma la fortuna di averla qui in Sardegna con noi, e ci parlerà di tanti animali. Che è un po' una serata per un altro aspetto, però in parallelo con quella di questa sera, quindi non vi tratteniamo oltre. Grazie ancora, Cinzia, un abbraccio, buonanotte Cinzia, grazie, buonanotte, buonanotte, ciao, buonanotte.